ragazze, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Jackino, che si è appena sdraiato sul computer. Bravo Jack, bravo. Comunque, oggi sono qua per farvi vedere un haul da maturanda, nel senso che ho speso una marea di soldi da Primark. Sì, non sto scherzando, anche Laura, non so se dire Olimpia o Laura. Anche Laura è andata da Primark e Gilly. Perché come ho fatto ad andarci? Nel senso che mio padre è venuto fuori una sera, quando c'era una mia amica qui, dicendo alla mia compagna di banco, devo andare a Firenze da Nencini a prendere una cosa per la bici. E le ci siamo guardate, ma scusa, allora accompagnaci ai Gilly, è di strada, quando te l'hai fatto lì ci passi a riprendere. E alla fine poi così è stato, perché non ha dovuto né aspettare né noi siamo dovuti aspettare lui, quindi molto coordinati. Così è stato e siamo stati ben 3 ore e mezzo dentro i Gilli. No, dentro Primark. Scusate. Poi una pausa bagno, una pausa cibo. E l'altro negozio che si è visitato è stato, come si chiama? Claire's, per vedere delle cover. Ma era pieno di bambine, proprio bambine addosso alle cover dell'iPhone 6. Quindi non ci si è fatta. Ah no, siamo andate anche all'Apple Store. Comunque, quindi è stato un haul improvvisato, non era ben previsto di andare a Firenze, quindi grazie babbo. E ho, dovrei avere tutti gli scontrini, anche se comunque la cosa bella di Primark è che te entri con 50 euro e lo svaligi. È andata bene che non sono andata nel reparto casa, perché altrimenti avrei svaligiato quel reparto, cioè i vestiti non avrei mai toccato, sarei speso tutti i soldi nel reparto casa. Comunque, prima di tutto voglio dirvi che è stata un'esperienza bellissima, a parte non solo per Primark che era il paradiso, ma perché ho incontrato Alessia, Pink Fashion 1985, alla quale mando un bacione immenso, perché se erano i camerini, io mi sono girata, l'ho vista e poi mi sono rigirata e ho tipo fatto, te sei Alessia? Lei sì, io ti posso abbracciare, quindi insomma super panicata, viola nel viso, io molto imbarazzata. Però è stata bellissima, è dolcissima, è ancora più bella di quanto è nei video, quindi vabbè, per gli hater potrà sembrare una cosa molto lecchina, ma in realtà è la verità e l'ho scritto anche a lei, perché dopo le ho scritto un messaggio, perché quando sono uscita speravo di rincrociarla nel negozio, però evidentemente lei, vedendolo, è andata nel reparto casa, quindi ci siamo un po' perse. Ma comunque, passiamo a Primark. Ho due buste, nel senso, questa busta più piccina, che non contiene cose, che è quella forse più pesante, non contiene cose da vestire, mentre quella più grande sì. Direi di partire dalle cose da vestire. Allora, non vedo lo scontrino, sì che lo vedo. Scontrino alla mano. E c'ho due scontrini perché ben due volte ci siamo entrati. Allora, scontrino alla mano. Ho preso due camicie a mamma, che però erano delle camicione, non camicie, sono dei canottieroni larghe, abbastanza lunghe, di quel tessuto che mi sembra tipo raso, ma non è raso. Pagate 5 euro l'una. Sono già in lavatrice perché se le ha già messe, quindi non ve le posso far vedere. Allora, partiamo con questo, che non è in cruccia perché ovviamente l'ho indossato, però voglio fare la persona carina e lo chiudo a modo. Ho preso questo reggiseno qua bianco, pagato 3 euro, e qui c'è attaccato alla busta, c'è il bollino, ho scritto 3 euro e 3 euro un reggiseno. Mi sembrava veramente una cosa folle. E l'ho provato, donne, se volete un reggiseno che costi poco ma che renda bene, andate da Primark, perché secondo me ne vale la pena. Uguale l'ho preso di questo colore qua. Si stanno intrecciando tutti i vestiti. Questo giallo, non limone, però tipo canarino, molto bellino, molto carino. E poi nero. Sì, Laura, non avevi reggiseni? Sì, li ho, però mia madre spende 30 euro cada uno reggiseno per comprarmi, perché vedete, me li compra buoni. E siccome io spesso ci vado a letto, quindi mi scordo di levarli, si sfanno. Sfare un reggiseno da 30 euro mi girava un po' le scatole, e quindi l'ho preso anche nero. E se sono tutti comodi, penso sì, come quello bianco, sarà perfetto. Poi passiamo al vestiario. Ho preso questo paio di pantaloncini qua, pagati 9 euro, cioè quindi una cavolata,
sono questi pantaloncini che vanno, quest'anno poi soprattutto vanno di moda tantissimo. Scusa Booster, sei un po' egocentrica. Vanno tantissimo, sono questi qua e il tessuto è tipo vellutino, sono favolosi. Lei mica lo sa, abbiamo discusso un sacco sui pantaloni di Primark perché hanno tutti le nappine. Ma queste in compenso non sono niente, altri pantaloni hanno proprio le nappe tipo tenda delle nonne. E sono abbastanza lunghini, quindi coprono quello che noi non vogliamo far vedere nelle gambe. L'unica cosa di Primark sono le taglie. E tutti i video che ho visto di Primark contestano le taglie, perché a parte i reggiseni, ma vabbè. Questo pantalone qua è una 44 e io in genere porto una 38 di questi pantaloni qua. Alcune volte ho dovuto prendere la 50 perché la 38-40 comprando da H&M mi stava piccina. Quindi dovete perdere un sacco di tempo per le taglie, però alla fine secondo me il male minore è che dovete fare un sacco di viaggi nei camerini. Però voi dovete andare da Primark non con l'idea di provo due cose e me ne vado, no, dovete averci tempo a disposizione da perdere lì dentro, perché altrimenti non ce la fate. Comprate taglie a casa e poi dovete tornare a cambiarle. Poi la chicca ve la lascio all'ultimo. Ho preso questo paio, sì questo paio, questo set di calzini bianchi. Laura che compra qualcosa di bianco, ma in questo haul, a parte i pantaloni, vedete tre maglie che non sono affatto, forse no, una sì, due maglie che non sono affatto alla Laura. Infatti quando mia mamma l'ha vista ha fatto, ma le comprate te o te l'hanno messe per scherzo nella busta? Perché sono molto frufru rispetto a come sono io. Comunque, 3 euro, questi 7 paio di calzini bianchi, vedete 3 euro, io non ci credevo, 3 euro, da H&M 7 paio di calzini costano 7 euro, nel senso, parliamone. Quindi, bianchi, non li ho presi neri perché li avevo presi 2 giorni prima da The Zenith, un pacco immenso di calzini neri, quindi se no li avevo presi. Quindi, calzini bianchi, poi, penso che debba passare subito alle magliette. Sì, passiamo alla maglia che forse è più nel mio stile, quindi non mi scandalizzerete più di tanto. Allora, la metto nella cruccia, perché altrimenti non capirete mai niente. Allora, cerco, questa maglia qui è una 50, cioè, no, 46, scusate. Allora, è questa maglia qua, che praticamente ha, non ha le spalline, quindi sta molto bassa, e queste maglie so già che verrò criticata quando nelle foto o nei video gli hater me le vedranno senza, con il reggiseno con le spalline. Io odio i reggiseni a fascia, li odio, quindi non li metterò mai, piuttosto magari per fare un video li abbasserò sotto la maglia, ma sappiate che non ho registrato la fascia. Ha la manichina che finisce un po' larga e a me l'unica pecca è che la manica mi finisce lunga, quindi mi finisce sotto il gomito, però niente di che. E poi in fondo ha tipo davanti una trina, è molto molto bellina, pagata 10 euro. Questa qua non l'ho provata, quindi l'ho presa proprio a caso all'ultimo, prima di arrivare in casa, ho fatto un ultimo giro, l'ho presa, ho fatto nero mio, non ho preso niente di nero se non questa e reggiseno. Quindi dovevo prendere qualcosa in nero. Ed è bellissima. Calcolate che l'unica cosa che non ha il cartellino è il reggiseno bianco. Tutto il resto non l'ho indossato. Cioè, ha il cartellino. Quindi pensate quanto bene vi posso volere. Quindi questa qua forse è l'unica maglia che si adatta al mio stile. Perché poi passiamo a questa. Che, bugia, anche questa l'ho messa. Non ce la facevo. È una settimana che ho questa busta in camerina. Questa maglia qui. Non è nel mio stile, io non l'avrei mai comprata. Praticamente questa ha la spallina sempre bassa e si infila la manichina sotto questo il braccino sotto questo farpalino ed è bellissima. È abbastanza corta, nel senso che arriva poco sotto l'ombelico, però è favolosa, è super fresca, è comoda e questa mi sembra di averla pagata 6 euro. Aspettate che guardo nello scontrino. Sì, 6 euro. Si chiama Crinkly Jersey. Sì, è bellissima. C'erano tanti modelli di queste magliette qui. Probabilmente dopo 3 ore a me la mia amica ce l'ha presa un'emicrania pazzesca. Quindi siamo uscite. Tanto poi sappiamo che ci ritorneremo. Quindi siamo arrivati alla maglia per la quale mia mamma si è presa un coccolone. Perché non è affatto nel mio stile. Allora, l'ho pagata. Partiamo dalle cose più semplici. 6 euro come quella a righe. È questa qua. Allora, partiamo dal colore. Quando mai, secondo voi, io metterei questo colore? Mai.
Però invece nel camerino mi è piaciuto un sacco. Quindi anche la mia amica ha fatto: perché ti provi una maglia di quel colore lì? C'era anche nera, perché non è questa nera? Non lo so. Allora, in fondo si stringe leggermente con l'elastico, però non segna i fianchi. A me mi arriva poco, altezza ombelico, diciamo. Essendo bassa, quindi per me è tanto. Quindi, mi sono persa nei discorsi. Cosa volevo dirvi? Insomma, non segna, non stringe affatto in vita. Ho preso una 50, cioè calcolate, perché la 38 stava forse a una Barbie. E praticamente questa come funziona? Ha il buco sulla spalla, però sopra non è che c'ha, non è che ha la manica bucata. Sopra devi fare il fiocchettino con questo nastro qua. Voglio vedere se riesco a farvele vedere indossate, perché meritano, sono veramente belline belline. Devi fare il fiocco con questo nastro qua e dà un tocco bon ton, veramente veramente bellino. Giustamente mamma ha detto: questa mettetela con dei tacchi, una gonnellina. No, questa la metterò sui jeans. Quindi ho preso le cose bon ton, però le adatterò al mio stile. Quindi sono questa e la maglia a righe sono le cose per le quali sono più entusiasta di questo shopping, perché piacciono veramente veramente un sacco. E controllo il prezzo di quella celeste, perché non so se ho letto bene. Sì, perché poi tutti gli altri tornano i prezzi, quindi sì, 6 euro. E la prossima volta, se, perché lì le cose veramente spariscono alla velocità della luce. Ci sono andata il primo round, dopo pranzo ci siamo ritornate e alcune cose non c'erano più. Mi si è un attimo gelato il sangue, perché ho sentito un tonfo dal piano di sopra. Non so se si è ammazzato qualcuno, però il cane sta dormendo, quindi niente di grave. Comunque, mi è preso una, è andato un attimo il sangue a piedi. So che ci tornerò e spero di trovare altri colori di questa maglia col fiocchino e di quella a righe, perché sono veramente bellissime. Poi sono comode, cioè quella a righe è freschissima. Sono uscita di pomeriggio e non ho sudato. Era freschissima, è favolosa. Comunque, la busta è vuota. Questa qua è stata svuotata. Passiamo alla busta, che è quella che pesa di più, con tutti gli accessori. Allora, voi non sapete, mia madre, quanto sarà contenta che io ho sfatto la busta di Primark, così potrà spazzare tranquillamente. Parto dalla cosa più ingombrante. Allora, questa è stata una diatriba immensa, perché io lo volevo bianco. Ce ne erano rimasti due bianchi, ma erano entrambi macchiati, tipo con il rossetto, secondo me, perché era proprio il rosso. Non lo so, ma io perché macchiate? Come fate a macchiare le borse con il rossetto? Io mi chiedo, maledetti voi. So che è brutto dirlo, ma perché macchiate le borse con il rossetto? Non si fa, non si fa. Che poi magari chi voleva lo zaino bianco ci rimane male. Comunque, l'ho pagato 12 euro ed è uno zainetto bellissimo. È piaciuto tantissimo anche alla mia amica, mamma me lo vuole rubare, infatti poi mi toccherà prestarglielo. Sapete che sono entrata in fissa con le zainetti, però volevo uno zainetto che non fosse classico, nero, grosso. Io ho quello di Stradivarius, mi sembra che qualche video ve l'ho fatto vedere, mi sembra, che è di jeans con la parte dietro nera, è bellissima. Anche lì c'erano tanti zaini di jeans, però erano troppo grossi, mi sa un tipo di zaini scolastici. Questo è bellissimo, è intatto, cioè è intatto, quindi questo lo svuoterò subito e comincerò subito a usarlo. Poi ho comprato due kit di spugnette. Allora, ho preso questi qua a 2 euro, che sono, ho sentito parlare benissimo da tutti delle spugnette di Primark, non tanto dei trucchi, quindi se voi avete provato i trucchi di Primark fatemelo sapere, perché ero un po' scettica. Le spugnettine, queste qua piccine, che io ne ho due prese da Claire's e le uso per picchiettare il fondotinta, il correttore sotto il contorno occhi, per fissare, per fare il baking o per mettere il correttore nei punti, insomma, dove con la spugnetta più grossa non ci arrivi. Quindi queste qua 2 euro e una di queste andrà a mamma. Le ho messo. Poi per 1,80, questi qua ne avevo presi due perché uno l'ho già dato a mamma. Queste due blender sponge, queste qua, per il fondotinta, sono morbidissime. Io non ne ho, quella grande l'ho mangiata, era dell'Avon, non l'ho più, quindi. E da qui non si sente, però ho aperto quelle di mamma perché lei l'ha già usata. A parte si trova strabene. Lei ci stende il correttore e il fondotinta. Si stende veramente, veramente benissimo. Dà un effetto sul viso molto naturale, bello davvero. E poi sono morte, cioè, proprio sono. Sembra tipo di squisciare uno squishy. Non mi veniva un altro termine più carino. Quindi ne vale la pena. E poi per 1,80 euro, quella dell'Avon costa 5 euro, soltanto una. Quindi.
Poi ho preso, sono andata nel reparto accessori e mi sono contenuta, il che questa cosa non mi torna perché ero partita che mi ero messa da parte 20 euro solo per gli accessori, però poi non so cosa è successo. Ho preso questi, che guardateli, cioè guardate cosa sono questi orecchini, sono la cosa più bella del mondo, 2 euro e sono, questi qua l'avevo visti anche sul sito e questi qua li volevo, cioè, prima li avevo visti dorati, quindi mi era preso un po' di, ho messo il muso. Poi li ho visti argentati e ho fatto finalmente, li ho presi. E poi ho preso questi qua, che sono... gli orecchini sono molto semplici, quelli che ho preso. Sono stud, quindi a buco. Questi qua hanno tutti i colori pastello, vanno dal bianco, rosa, pesca e lilla. Questo lilla è favoloso. Questi qua non li ho ancora messi, dietro sono ancora fermati come li ho comprati. Anche questi qua 2 euro. Sono bellissimi, non vedo l'ora di mettermeli. E poi alla cassa mi hanno fregato, nel senso che alla cassa c'erano le candele. Io le vidi una volta in un video della SBI e le candele. Ne ho prese solo due. Stata brava, dai. Non potevo lasciarle lì 1 euro, ho preso gusti uguali. No, ok, mi era preso un attimo il panico. 1 euro non potevo lasciarle lì. Allora ho preso la Peach Fleur. Boh, pesca. Che è buonissima. Io in genere non amo la pesca, però questa mi sa di pesca. Io sento la cannella, non so perché, pesca e cannella, ma in realtà mi ha detto la ragazza che è solo pesca, perché alla commessa gliel'ho chiesto, ho fatto, ma c'è la cannella, fanno è solo pesca, boh, per me mi sa di cannella. E poi quest'altra che è raspberry e vaniglia, quindi mirtillo, raspberry, no, lampone, penso, boh, comunque, le confezioni sono bellissime di queste candele. Questa qua è veramente buona, la vaniglia non si sente pochissimo, cioè se stai a ore così un po' la senti, però si sente tantissimo il lampone, è favoloso. Questa è veramente dolce ma non stucchevole, quindi mi piace un sacco, non vedo l'ora di accenderle. E so, prima di andare da Primark, mi sono vista 1000 video di Primark, che queste candeline qua la gente le paragona alle Yankee Candle con una durata di fragranza nella stanza molto molto più alta. Secondo me nessuna fragranza Yankee Candle rimane quanto... sapete che per Natale il mio ragazzo mi ha regalato il brucia essenze, diciamo quello elettrico, che ha le candele apposta. Ecco, quella te la puoi tenere accesa solo 20 minuti, dalla mattina alla sera è la stanza profumata, ma quello forse perché è la candela che è fatta in maniera diversa. Però queste qua la gente le paragona alle jar delle Yankee Candle, quindi proverò e vi farò sapere. Quindi, questo qua era tutto il mio bottino di Primark per sole 3 ore che sono stata lì dentro. Mi ha detto, mamma, tutto qui? Per me tutto qui non è, perché comunque ho speso i miei soldi, tanti soldi, perché alla fine vai 5 lì, 3 lì, 4 lì, 2,80, 1,50, 1 euro, insomma alla fine spendi. Ci tornerò e più che altro ho preso poche cose perché ho perso un sacco di tempo a provarle, soprattutto non sapevo bene cosa vendeva Primark, perché sì, i video li ho visti, il titolo l'ho visto, ma non ti rendi bene conto. Quindi, ora che ci sono andate, ho visto che settori di vestiti hanno, la prossima volta so già cosa voglio andare a prendere per provare, quindi perderò meno tempo e sarò più decisa in cosa vorrò comprare. Quindi questo vuol dire che mio padre dovrà accompagnare un'altra volta me e Eva da Primark. Quindi questo qua è il mio bellissimo video haul di Primark terminato, spero vi sia stato d'aiuto magari con qualche consiglio sulle taglie, sui prezzi, spunto per cosa comprare la prossima volta. Se avete qualche domanda riguardo a Primark, camerini, luci, cassiere, commesse simpatiche, commesse sono favolose, non di più, cioè, non simpatiche di più, e quindi aprite questa parentesi, scrivetemelo qua sotto con un commento oppure scrivetemi un messaggio in privato su Instagram oppure su questo YouTube. Sapete che però su Instagram rispondo molto più direttamente perché mi appare subito la notifica, invece su YouTube un po' meno. Però soprattutto spero vi sia stato compagnia, vi ho fatto passare questi 10-15 minuti magari con un sorriso. Vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!